Ciao a tutti da Francesca e benvenuti su Superpass. Oggi siamo a Sanremo con una puntata speciale dedicata alla 65esima edizione del Festival Internazionale della Canzone. Ma ora passo la linea a Max. Ciao Max. Da Max Stefani qui al Royal Hotel in città di Sanremo mi trovo con un altro illustre personaggio, un'icona veramente, possiamo dire, italiana, possiamo dire mondiale. Ciao Fio, come stai? Bene, sei troppo caro, grazie a te, grazie a tutti voi e buongiorno a tutti. Fio Zanotti, una cosa per il nostro pubblico a casa. È tanti anni che sei partecipi al Festival di Sanremo. Hai fatto tante cose, raccontaci qualcosa brevemente per il nostro pubblico a casa. Andiamo in onda in tutta Italia e sono veramente contento di finalmente di aver trovato un minutino per intervistarti. Ti ringrazio molto, vi ringrazio molto che mi state ascoltando, ma sono propenso a non ricordare quello che è già successo, diciamo, ma proprio lo faccio con intenzioni belle, nel senso che sto pensando a quello che devo fare domani, che ho un sacco di cose molto interessanti da fare. Certo, ho dei ricordi meravigliosi, come questo peraltro, perché mi ha fatto incontrare un'artista straordinaria come la Fabian. E come dicevo prima, anche un'altra volta ho avuto un'esperienza di questo tipo, con un certo Zucchero. Arrivammo ultimi o penultimi, mi sembra. Il pezzo era Donne, dopo il resto lo conoscete. E ci ricordiamo la canzone di Vasco Rossi, Vado al Massimo. Esatto, no, Vado al Massimo, ma c'è anche una certa vita spericolata. È anche vero. Io sono rimasto sorpreso ieri, ho seguito anch'io il Festival di Sanremo, ho seguito Lara. È stata meravigliosa nella sua interpretazione e sono rimasto male, sconcertato come tanti altri e altri ancora, proprio per la sua eliminazione. Ma secondo te, che è successo secondo te? Ma secondo me è successa una cosa abbastanza normale. Secondo me, se si può chiamare errore, Lara in Italia non è molto conosciuta. Molti non sapevano nemmeno chi fosse, allora magari prima di intraprendere un festival di Sanremo, che è la cosa che io amo più al mondo a livello di spettacolo musicale, magari farla conoscere un po' meglio, ecco, tutto lì. Signori, da Max Stefani, da Città di Sanremo, Royal Hotel, da il caro amico Fio, grande compositore, grazie. Un grande saluto e a presto. Un saluto a tutti, grazie, ciao.